Maria Grazia Carabeo, lei è una precaria della scuola. Precaria, sì. Ecco, voi state facendo un presidio qui sotto la prefettura e protestate contro la riforma Giannini. Le chiedo perché? La riforma Giannini perché avevano promesso, avevano fatto i proclami precedentemente che avrebbero assunto tutti coloro che erano nelle graduatorie di esaurimento, le cosiddette GAE. Poi questo numero da 150.000 era diventato 100.000, adesso non è ben chiaro, anche perché insieme alle graduatorie di esaurimento vorrebbero mettere anche i precari che hanno fatto il concorso del 2012. Quindi diventa una cosa pazzesca, non si può mettere dentro sto fiume di precari, anche perché non ci sono le cattedre, quindi non è possibile, non sarà realizzabile questo piano, ma infatti Renzi lo sa benissimo, l'aveva fatto solamente all'inizio per un proclama, per farsi dire vedi bravo, bravo Renzi. Ecco, che poi tra l'altro uno dei punti di questa riforma prevede anche proprio, non dico l'eliminazione proprio dei supplenti, giusto? Voglio vorrebbe far lavorare le graduatorie, sì, ad esaurimento. Poi anche per insegnanti del ruolo, poi lì ci saranno altri problemi, perché ci sarà il problema del preside che deciderà in qualche modo e avrà potere. Superpoteri addirittura, si parla di superpoteri. Famosi superpoteri. Cioè il preside avrà la possibilità di fare che cosa? Di chiamare, di far trasferire gli insegnanti a seconda delle sue necessità, diciamo, tra virgolette necessità. Ecco, sul fatto invece che gli insegnanti sarebbero premiati da un punto di vista stipendiale e se si aggiornano, se sono più professionali? Allora, lì il problema è della professionalità. Sì. Però c'è anche un fatto che se uno deve andare a scuola e insegnare ai ragazzi, bisognerebbe trovare anche il tempo per andarsi a formare. Quale tipo di formazione vorrebbero i presidi? Probabilmente vorrebbero solamente qualcuno che li aiuti poi a mandare avanti la scuola. Forse saranno premiati proprio coloro che saranno più vicini al preside per mandare avanti la scuola. Poi c'è anche il problema di chi dovrebbe giudicare la professionalità. Ah, questa famosa meritocrazia. Chi ci potrà giudicare? Ecco, questo mettiamo un punto interrogativo perché nessuno sa rispondere. E per quanto riguarda invece le scuole aperte il pomeriggio? Questo sarebbe anche una cosa buona, sarà chiesto molte volte che la scuola venisse aperta anche il pomeriggio per fare dei lavori con i ragazzi che non possono essere fatti la mattina. Però dovrebbero essere delle ore in più pagate agli insegnanti, non potrebbero rientrare nel monte ore senza essere pagata assolutamente. Allora voi scendete in sciopero il 5 maggio, in definitiva cosa chiedete al governo? Chiediamo di rivedere perlomeno questo decreto, che secondo noi non è valido andarlo a rivedere assolutamente. E secondo lei secondo lei la ministra? No, assolutamente. No. Assolutamente, io ve lo dico già da adesso, però sciopero lo stesso. Grazie. Prego, grazie.